mondo gastronomico è anche il mio mondo, perché ci vivo, io la notte sogno la pizza, mi sento con il chef, ho fatto da poco, ve la porterò a vedere, la casa della pizza, che avrei potuto aprire un altro locale per quello che ho fatto, ma un altro locale io non lo aprirò mai, io resterò qui tutta la vita come hanno fatto i miei nonni. Napoletana significa missione, significa raccontare la Napoli di un tempo nei giorni nostri, significa continuare i sacrifici che hanno intrapreso i miei genitori, ovviamente prima mio nonno e prima ancora il mio bisnonno, e ovviamente adeguarmi ai tempi di oggi, diciamo, perché pure nella pizza c'è stata un'evoluzione, comunque noi siamo fermamente, tutti lo sanno, ancora della tradizione, ma comunque i gusti pure un po' sono cambiati, pure gli abbinamenti sono diventati più interessanti, la tecnologia pure ci aiuta molto nella preparazione, nel taglio dei prodotti, nella conservazione, quindi sono ovviamente sensibile a, diciamo, alle comodità di oggi, ma il mio cuore, la mia mente è sempre ancorata al passato. Cominciò il mio bisnonno all'inizio del secolo scorso, per poi diciamo introdursi mio nonno che ebbe 21 figli assieme a mia nonna. Loro erano entrambi pizzaioli, nella stessa bottega qui a Via dei Tribunali, il nonno si impegnava a fare la pizza al forno a legno ovviamente, mia nonna Carolina Esposito faceva la pizza fritta nella stessa bottega ed ovviamente utilizzando lo stesso impasto. Preciso questo perché spesso si pensa che l'impasto della pizza fritta sia differente da quella della pizza al forno, invece non è così. E quindi è una storia particolare, molto suggestiva. Loro ebbero 21 figli, come molti sanno, diventati poi tutti di pizzaioli, anche le donne. E mio padre era il 19esimo di 21 e la prima zia, voglio citarne appunto solo una a cui sono particolarmente legato, la prima zia Esterina era un po' la donna di ferro della nostra famiglia. Lei veramente ha sfamato generazioni di studenti, di persone che hanno frequentato il centro storico di Napoli e la conoscevano veramente tutti quanti, ed è venuta a mancare poco più di 2 anni fa, quasi a 84-85 anni. La pizza napoletana è la storia dei giorni, nei giorni nostri. Tutte le persone che frequentano Napoli, così come vanno a visitare il Museo di San Gennaro, vanno a visitare il Duomo, il Castel dell'Ovo e tantissime bellezze, nell'acciabilmente una tappa di una pizzeria tipica napoletana, preferibilmente storica, come la mia, ma ce ne sono altre. Noi napoletani ovviamente siamo molto legati a ciò, diciamo, che è nato qui all'incirca 3 secoli fa, e siamo particolarmente affranti nel sentire dei giudizi non tanto chiari, perché ci sono tanti modi di fare pizza e ovviamente anche di fare quella più doppia che è definita focaccia. Noi facciamo la pizza napoletana, non facciamo altri tipi di pizza. Io personalmente, pure questo molti sanno, sono stato disponibile ad incontri per fare valutazioni, per crescere assieme, per continuare a crescere, però poi in certi casi, voglio dire, qualcosa non ha funzionato. Si è pensato in maniera folle di, diciamo, di mettere all'angolo la pizza napoletana, inventando varie storie come quella diciamo che non è digeribile, come quella che dopo la pizza napoletana ci vuole uno yogurt perché solo così la si potrebbe digerire, che la fama della pizza napoletana è solo un fatto romantico ma non c'è nulla, diciamo, di altro, e ci offendiamo. Cioè, mio nonno è morto in pizzeria a 51 anni, cioè, voglio dire, veramente è una storia fatta di sacrifici, è come toccare, diciamo, a ognuno di noi toccare un genitore, una madre, voglio dire, ed è per questo che è nata questa polemica che finalmente ha trovato poi, diciamo, si è fermata un pochino, però è servita tantissimo per far riflettere che ogni regione d'Italia ha la propria eccellenza, è fiero di averla. Sì, le guide vanno bene, sono, diciamo, ci lavorano persone capaci, persone informate, però bisogna stare molto attenti dal prendere delle sviste clamorose, perché, diciamo, ritenere che le 4, diciamo, pizzerie col maggior punteggio tra le 4 non ci sia una a Napoli, o non ce ne fosse un'altra appunto degna oltre le 4 della città di Napoli, non è tanto giusto.
Io personalmente ho avuto due spicchi del gambero rosso, cioè potevo pure tenermela perché mi va bene così, però con le migliaia di pizzaioli che conosco dai 20 ai 70 anni, ti pare che non ce n'era un altro, almeno uno, all'altezza di avere un tre spicchi, e quindi da lì la polemica. Che riscontro della gente, cioè la gente qua si fanno pure, superano anche le 100 persone fuori alla porta, indistintamente al periodo, alla temperatura, dal giorno della settimana, cioè la gente veramente si dimostra affettuosa. E allora io penso, sì, il critico, la guida, io pure sono su tutte le guide Michelin, Gambero, tutte qua, però dico, è anche riscontro della persona. E poi noi, un'altra cosa che voglio sottolineare, diciamo che abbiamo la pizza per tutte le tasche, una pizza margherita, quella lì che avete mangiato voi prima, parte dai 3,30€, cioè da portare 3€, al tavolo servito 3,30€, cioè pure in quello la pizza napoletana è onesta, quindi è questa Napoli, cioè la si deve amare come ogni eccellenza di territorio. Certo. E qua tutti abbiamo amicizie, io pure ho tante amicizie con tanti giornalisti, ma ho sempre detto venite a provare. Sono sì egocentrico, eclettico, come tutti vogliono, mi accusano pure di bizzarria, di eccessiva, ma io diciamo sono vivace perché fa parte del mio carattere, quindi esprimo nel prodotto, ma anche con tanti sacrifici e tanta stanchezza, perché poi a fine giornata, voglio dire, queste giornate non sono facili, rinunciando a palestre, rinunciando a tante cose, esprimo la mia vivacità. E mi credi, a fine giornata mi sento più contento, cioè, quindi non la prendo male, incupendomi dalla stanchezza, la cosa, questo modo di comunicare la pizza, anche diciamo socialmente parlando, qualsiasi cultura vede una pietanza buona, immediata, vede un messaggio immediato, perciò poi da lì, diciamo, da parte mia questa decisione qualche anno fa di fare queste pizze che potessero sensibilizzare un po' l'opinione pubblica. La casa della pizza che avrei per aprire il confronto, per invitare altri pizzaioli, per migliorare, perché c'è sempre da migliorare, ma non monopolizzando il prodotto, cioè io qua farò prove per il Molino Marino, per il Molino Adugiaro che si trova a Padova, per San Felice, ci sono, voglio dire, non mi chiudo, tutti sanno che io sono, come dire, così come dovrebbero essere un po' tutti quanti. Vabbè. Aperto e sto sempre alla ricerca del prodotto migliore, cioè perché assaggiarli per capire se c'è qualcosa che non va. La stessa farina, per esempio, cioè può capitare una partita di grano diciamo non buona, che non risponde alle esigenze, e quindi noi tempestivamente, senza fregare di chi è il molino, se è di un amico o non è di un amico, dobbiamo cambiare e diciamo allinearci man mano per accontentare poi gli utilizzatori finali, perché poi noi siamo coloro che hanno a che fare direttamente col pubblico, cioè noi ci mettiamo la faccia se un pomodoro che abbiamo scelto noi non è buono, se così la mozzarella, un olio, un salume, un formaggio, e allora ne prendiamo le conseguenze positive o negative.